questo non è il momento in cui una piazza di tifosi esulta per un gol. Sono gli elettori della sinistra francese che vedono i primi exit poll. Ma come è successo? Come ha fatto il Rassemblement National di Marine Le Pen a passare da partito più votato al primo turno a grande sconfitto dietro la nuova formazione di sinistra e anche dietro il centro di Emmanuel Macron? Com'è possibile che in una sola settimana si sia capovolta in questo modo la situazione? Facciamo un passo indietro. Il 30 giugno, al primo turno delle elezioni anticipate in Francia, che Macron aveva convocato dopo il pessimo risultato della sua maggioranza alle europee, il partito di estrema destra, il Rassemblement National, era risultato il più votato con oltre il 33% delle preferenze, posizionandosi davanti al nuovo Fronte Popolare, che ha riunito i partiti di sinistra, e alla coalizione centrista di Macron, Ensemble. Tutti si attendevano quindi una netta vittoria del partito di Le Pen, e l'ipotesi più probabile fino a qualche ora prima del voto era che il leader del partito, Jordan Bardella, diventasse il nuovo primo ministro. Al secondo turno però le cose sono andate in maniera completamente diversa. Il nuovo Fronte Popolare è arrivato al primo posto, ottenendo 182 seggi all'Assemblea Nazionale, seguito da Ensemble con 168 seggi. E il Rassemblement National è finito al terzo posto e avrà solo 143 deputati. Ma quindi i francesi hanno cambiato idea nel giro di una settimana? No, si sono mobilitati. O meglio, le forze di centro e di sinistra hanno lanciato un appello a tutto l'elettorato in chiave anti-Rassemblement National, chiedendo di recarsi alle urne per evitare l'ascesa al potere della destra più estrema. E questo appello è stato accolto dai cittadini. L'affluenza ha segnato un nuovo record che non si vedeva da oltre 20 anni, raggiungendo il 66%. Quindi, adesso, cosa succede? Marine Le Pen ha commentato il risultato affermando che la vittoria del suo schieramento è solo rimandata. Il Rassemblement National è uscito sconfitto da questa tornata, ma i numeri parlano chiaro. Ha comunque ottenuto il numero più alto di deputati nella sua storia. E in generale mai un partito di estrema destra ha avuto così tanti rappresentanti all'Assemblea Nazionale. E dall'altra parte le cose non saranno certo semplici. Né il Nuovo Fronte Popolare né Ensemble hanno la maggioranza assoluta all'Assemblea Nazionale, 289 dei 577 seggi totali, e quindi dovranno trovare un accordo. Non sarà semplice. Gabriel Attal, il primo ministro uscente, fedelissimo di Macron, all'indomani del voto ha rassegnato le sue dimissioni, che però sono state rifiutate dal presidente, che gli ha chiesto di restare in capo al governo fino a quando la situazione non sarà più chiara. Ma per Jean-Luc Mélenchon, il leader della France Insoumise, la situazione è già chiarissima. I risultati delle elezioni dicono che il Nuovo Fronte Popolare è stato il più votato e quindi, ha detto, Macron ha il dovere di nominare un primo ministro proveniente dal blocco della sinistra. Lo farà? Difficile a dirlo.